La regione è fortemente preoccupata per una vertenza che rischia di far pagare un prezzo molto salato alla Calabria. Lo ha detto il delegato del presidente della regione per le politiche sanitarie, Franco Pacenza, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine del sit-in di protesta organizzato dal comparto della specialistica ambulatoriale privata contro il commissario Massimo Scura. Nei giorni scorsi, ha ricordato Pacenza, il presidente della regione, Oliverio, ha incontrato i rappresentanti delle strutture della specialistica ambulatoriale, recependo gli allarmi del settore. Si deve in primo luogo sottolineare il fatto che due decreti, i numeri 70 e 72, adottati dal commissario per la specialistica ambulatoriale, non sono stati istruiti né sottoscritti dal Dipartimento regionale tutela della salute, quindi c'è una responsabilità che ricade solo ed esclusivamente sul commissario. La regione, la presidenza della regione ha rappresentato anch'esso al signor prefetto le preoccupazioni fortissime della regione rispetto alle condizioni che sono determinate. Il prefetto giustamente si è riservato di fare un lavoro, diciamo, di approfondimento, chiedendo, diciamo, un supporto alla regione e interloquendo anche con il commissario.